Buonasera siciliani e siciliane, bentrovati al TG Antudo. Fanno ancora parlare di sé gli ormai ex pazienti del centro clinico Nemo di Messina, costretto a chiudere qualche settimana fa a causa del mancato rinnovo della convenzione con il policlinico della città dello Stretto. Il centro si occupava di curare le persone affette da malattie neuromuscolari ed era diventato un punto di riferimento per la diagnosi, la cura e l'assistenza di queste patologie. I pazienti hanno ora indetto lo sciopero della fame in attesa di risposte da chi aveva promesso di dargliele, ovvero il governo regionale nella figura dell'assessore Ruggero Razza. Ma guardiamo i fatti con ordine. Qualche mese fa è arrivata la notizia che la convenzione con il policlinico non sarebbe stata rinnovata. Da lì è partito il calvario dei 50 lavoratori che vi operavano, dei pazienti e dei loro familiari. La loro campagna contro la chiusura del centro aveva anche portato a diverse manifestazioni di piazza davanti alla prefettura di Messina. Più volte le vittime di questa vicenda avevano ottenuto promesse dal governo regionale, che non sono mai state mantenute. Per questo oggi la scelta di dare il via allo sciopero della fame, comunicato sulla pagina Nemo Tocchi Nemo. Dalla chiusura del centro, i 5.000 pazienti continuano le loro terapie al reparto di neurologia del policlinico, tra difficoltà, mancanza di medici specializzati e un livello di assistenza che non può essere paragonato a quello che ricevevano al centro Nemo. Se Nello Musumeci e Ruggero Razza affermano Maddalena Spataro e Francesco Saporito, due ex pazienti del centro, non sanno quanto è importante il Nemo Sud per i suoi pazienti, noi lo sappiamo. Lo sappiamo perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle le cure, le attenzioni, l'empatia dei medici, degli infermieri, degli OS, dei fisioterapisti. Noi siamo di parola. Inizieremo lo sciopero della fame. Cambiamo ora argomento. La Regione si prepara a operare tagli al bilancio triennale 2021-2023. La manovra è già arrivata in commissione bilancio. I tagli ammontano a 65 milioni di euro per il 2021, 923 milioni per il 2022 e 545 milioni per il 2023. Quelli che diventerebbero operativi da subito vanno ad incidere sui servizi. Stiamo parlando di tagli per circa 50 milioni in 3 anni ai liberi consorzi, quasi 12 milioni in meno per i comuni, 2 milioni tolti agli LSU, 1 milione ai PIP, 12 milioni ai fondi per i pensionati regionali. Ed ancora tagli per 3 milioni al trasporto pubblico locale, 3 milioni tolti alle scuole, 2 milioni in meno per il trasporto ferroviario. Le responsabilità della situazione non possono essere scaricate solamente sui governi precedenti. Il governo Musumeci dovrebbe prendersi le proprie. Per le conseguenze, invece, saranno i cittadini, i comuni e gli enti locali a pagare. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19. E replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, al canale 18 e Digitale Terrestre.